possono figurare nel patrimonio artefatti che non sono né antichi né rari né particolarmente carichi di significato né belli, ma che sono stati riconosciuti dagli specialisti come autentici. Una volta riconosciuta questa qualità, è evidente che gli oggetti e gli edifici patrimoniali sono, come i musei, delle miniere di autenticità. Ma miniere che hanno questa straordinaria proprietà di essere inesauribili, dal momento che il bene che ne ricaviamo non è consumabile se non dallo sguardo e dal passare accanto. Un valore intangibile, dunque. Lungi dal ridursi alla loro dimensione oggettuale, questi beni sono soprattutto portatori di emozioni e più precisamente è la particolare emozione che procura l'essere in presenza di cose insostituibili, di quelli che ho chiamato oggetti persone sotto la tripla specie di reliquie, di feticci e di opere d'arte. Ciò che si fruisce nella visita di una cattedrale, di un castello, di un museo, è infatti l'autenticità. E l'accesso a questo particolare valore che viene pagato con il biglietto d'ingresso, almeno quanto l'accesso alla bellezza delle opere. Quello che i visitatori vengono a cercare non è solo lo spettacolo di un'architettura grandiosa, di un'arte eccezionale, è anche e soprattutto il contatto con la persona stessa dell'artista o con il vero antico. Così, nella misura in cui tutti, dai profani agli specialisti, dai visitatori ai conservatori, dai semplici ammiratori ai veri intenditori, condividono la stessa ricerca di autenticità, si crea una certa forma di uguaglianza. L'autenticità del patrimonio è una manna pervasivamente presente e talmente visibile nella nostra società che finiamo per non riconoscerla più. Eppure è lì, ovunque intorno a noi, in ogni visita al castello, in ogni ingresso a pagamento in un museo. L'autenticità è quel che costituisce, dopo tutto, un pezzo non trascurabile della nostra economia e, ancora di più, di ciò che ci permette di vivere in un mondo comune, cioè in comunione con i nostri simili. Ecco dunque, in sintesi, cosa costituisce il valore del patrimonio.